Torniamo ora a parlare della raccolta firme che si è svolta nei fine settimana, una raccolta firme voluta dalla Lega Nord per dire no allo ius soli all'obbligazione del reato di clandestinità. Andiamo a sentire com'è andata a Como. Cristian Tolettini, che è il segretario della Lega Nord in provincia di Como, siamo ormai a domenica, alla sera della domenica del 19 maggio, dopo due giorni di gazebate qui a Como possiamo fare un bilancio, premettendo che il tempo non ha aiutato per certi aspetti. Sì, al di là del tempo che non ha aiutato, devo anche dire che qualche gazebo credo sia ancora in corso, infatti siamo domenica e fra ieri e oggi in provincia di Como ci sono stati almeno 60 gazebo nelle piazze della nostra provincia, 60 gazebo che hanno visto una grande partecipazione dei cittadini, a dimostrazione che il tema era molto sentito, ricordiamolo, quello della sicurezza, in particolare con lo slogan clandestino e reato, si voleva ribadire il fatto che i cittadini hanno bisogno e meritano il rispetto di alcuni principi, primo fra tutti quello della legalità. Più legalità significa anche più sicurezza e significa anche una società sicuramente più democratica e civile. Onorevole Nicola Molteni, che ricordiamo è anche il Presidente della Commissione Giustizia alla Camera, anche Como è stata impegnata in questi due giorni di gazebata, la gente ha risposto bene su questi temi che riguardano la sicurezza? Una risposta eccellente, direi. Abbiamo raccolto tantissime firme che sono la manifestazione di volontà da parte dei cittadini affinché le norme in materia di sicurezza rimangano tali. La volontà del ministro Kyenge di smantellare tutto l'impianto normativo di contrasto all'immigrazione clandestina non ha trovato, come era ovvio che fosse, riscontro da parte dei cittadini. I cittadini vogliono che vi sia e che venga mantenuto il reato di immigrazione clandestina, non vogliono il passaggio dallo ius sanguinis allo ius soli, vogliono mantenere la legge Bossi-Fini, che è una legge di contrasto all'immigrazione clandestina fondata su alcuni principi importanti. Chi entra nel nostro paese deve avere un lavoro, deve avere una casa, deve avere un reddito, chi non è in regola viene espulso. Quindi direi una risposta importante, una risposta importante a quelle politiche buoniste che i cittadini hanno oggi chiaramente respinto. Lei ha detto che la conquista della cittadinanza deve essere un traguardo, non uno strumento. Intende dopo un percorso, che ne so, di scolastico preciso, di conoscenza delle nostre leggi? Ma oggi la base di partenza è che la normativa in materia di cittadinanza presente nel nostro Paese è una normativa che funziona, consolidata, che si rifà a quello che è il contesto sociale storico nostro, per cui quella normativa va bene e va mantenuta. Qualunque altra ipotesi, passare da 10 a 5 anni per la concessione della cittadinanza o il passaggio dallo ius sanguini dallo ius sanguinis allo ius soli, ovvero il passaggio dalla cittadinanza per discendenza la cittadinanza per nascita, sono principi che non fanno parte del nostro DNA sociale e culturale. La cittadinanza non deve essere lo strumento per integrare, la cittadinanza è l'approdo finale di un processo di integrazione. L'integrazione è stata fatta e il processo integrativo è stato fatto e bene dal ministro, dall'ex ministro dell'interno Roberto Maroni, attraverso il permesso di soggiorno a punti, attraverso l'accordo di integrazione. Il nostro paese non ha bisogno di nuove forme e di nuovi strumenti di accoglienza e di integrazione, ha bisogno di norme severe e rigide e possibilmente rendere le norme attuali ancora più dure. Voi presenterete una proposta di legge che riguarda la possibilità di ricorrere quando viene negato il diritto d'asilo. Qualcuno sostiene però che negare questa possibilità di ricorrere significa negare il diritto alla difesa, che è poi anche regolata da direttive europee e dalla Convenzione di Ginevra. Ma allora, la vicenda di Milano con Mada Kabobo, che non è un pazzo, Mada Kabobo è un assassino, è un criminale che deve essere rapidamente condannato e scontare la pena in carcere. È una vicenda drammatica. Mada Kabobo aveva fatto ricorso contro il diniego di concessione del diritto d'asilo, diniego che è ancora oggi oggetto di valutazione da parte del Tribunale. Io credo che serva una nuova normativa in materia di inappellabilità in caso di ricorso, sia per quanto riguarda il permesso di soggiorno, sia per quanto riguarda il diritto
diritto d'asilo. Stiamo studiando questa normativa perché vi sono parecchie implicazioni anche rispetto a numerose direttive europee. La volontà politica nostra però è quella di rendere inappellabile questa possibilità, proprio per evitare che coloro i quali non viene riconosciuto il diritto d'asilo possano rimanere illegalmente ed irregolari sul territorio commettendo crimini efferati come quello che è stato commesso a Milano. Il fatto che il ministro Chienge non abbia speso mezza parola di condanna e di censura nei confronti di questo assassino credo che sia un fatto estremamente grave e l'abbiamo ricordato direttamente al ministro durante il question time di settimana scorsa alla Camera.